grazie. Intanto vi saluto a tutti, fa piacere rivedervi, vedere che state tutti bene. E niente, io fin da piccolo ero spesso e volentieri al palazzetto a Siena a vedere la Menzana insieme alla Menzia e tutta la mia famiglia. Poi però niente, ho iniziato a continuare a giocare un po' a destra e a sinistra in giro per l'Italia, da campionati dalla vecchia B1, che voi forse non eravate nemmeno nati, fino alla C Silver, insomma, questi campionati qua. E prima di me mio babbo aveva giocato la Menzana da giovane, e anche mio fratello, che ha vinto il primo titolo italiano, diciamo, della Menzana a livello giovanile. Quali sono i tuoi punti di forza? Allora, i miei punti di forza sono quelli di, almeno quelli che noto io su di me, sono quelli di non mollare mai, 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 mai. Quando c'è anche la minima speranza di arrivare su un pallone, è quella di, consiglio vi do, di buttarcici sempre, non lasciare niente al caso. Quindi avere sempre un'intensità altissima dagli allenamenti alla partita, perché il lavoro che poi uno fa in questo modo verrà sicuramente apprezzato dagli allenatori e da tutte le persone che vengono a vedervi giocare. Cosa ti ha fatto venire alla Menzana quest'estate? Mi ha fatto venire Binella con Riccardo, no vabbè. Quello di venire alla Menzana è sempre stato un sogno, perché da tifoso in curva, andare in trasferta, vedere le partite nel palazzetto, è sempre stata un'emozione. C'è stata questa opportunità che, grazie all'allenatore e direttore sportivo, è venuta fuori. E qualsiasi fosse stata la categoria, poteva essere anche un campionato WISP, alla Menzana penso è difficile dire di no, per la storia, per tutto quello che è stata la Menzana in Italia, penso sia impossibile dire di no. E io avevo una voglia tremenda di indossare questi colori, che penso siano un sogno per tutti. La prima, come è stato integrarsi in una squadra che più o meno si era già integrata? Senti, allora, qualcuno dei ragazzi, dei vecchi, li conoscevo perché ci avevo giocato contro, e quindi eravamo tra virgolette amici, anche se poi in campo quando si gioca contro di amici ce n'è pochi, per come la vedo io la pallacanestro. E poi con tutti i giovani non conoscevo nessuno, però io sono arrivato a 10 giorni dall'inizio del campionato, e ti assicuro è stato veramente... veramente facile, perché è una squadra che è molto, molto omogenea, dove tutti andavamo d'accordo e dove tutti ci aiutavamo, e quindi non c'è stato veramente nessun tipo di problema. Solo qualche problema di capire gli schemi di Bine, perché ci mettevo le mani all'inizio, ho detto babbo, però poi insomma tempo un mese o due ce l'ho fatta anche a quello, e penso sia andato tutto bene per quello che abbiamo potuto fare. Com'è per te giocare al palestra? È bello, come ti dicevo prima, dalla prima partita dove c'erano 800 tifosi è stata un'emozione unica. Pensa che io mi guardavo le partite in curva in mezzo a tutti quei matti, e pensa di trovarsi in campo a giocare per la maglia, è un'emozione che quando la provi poi è difficile anche da descrivere, è una cosa che ti viene la pelle d'oca, guarda, anche ora che ne parlo mi viene la pelle d'oca, perché non so, se di solito do il 100% con questa maglia addosso davo il 150%. Io ti volevo chiedere quando e perché hai iniziato a giocare a basket. Senti, è una passione di famiglia. Il mio babbo, come vi diceva Duccio, giocava a basket, quindi mi portava in giro per i palazzetti da quando sono nato. Che sono nato con il pallone in mano, a fine partita mi buttavo subito in campo a far due tiri. È una tradizione di famiglia. Mi sono appassionato, mi è piaciuto, ho guardato partite ovunque. Per questo è un'eredità lasciata da mio babbo.
Quando da piccolo guardavi le partite, c'era un giocatore in particolare a cui volevi assomigliare più di tutti? Giocatore, ti dico un giocatore della Menzana, perché almeno rimane fra di noi. E quello che mi piaceva di più era Boris Gorenz, che forse voi non l'avete visto perché siete troppo giovani, ma era uno di quelli bravi che davano tutto per la squadra. Era uno dei miei giocatori preferiti visti nella Menzana. Poi ci sono stati vari Storrock, McIntyre, sono un po' più recenti. Però quello che ricordo più felicemente è Boris Gorenz. Qual è stato il momento più bello sia della tua carriera che in questa ultima stagione? Il momento più bello, allora, vabbè, quando ho saputo la notizia, siamo messi d'accordo bene di venire a Siena, è stato un momento bello. La partita più bella sinceramente è stata quella gara 5 Arezzo, Costone, Siena, che abbiamo vinto il campionato dopo un'annata un po' strana. Insomma, vincere un campionato, una gara 5 di playoff di Serie C Silver per la promozione è stata veramente una bella emozione. Come è stata emozionante anche la prima partita a Siena quest'anno, o anche la trasferta, ti dico, a Impruneta, fu veramente bella. Sentire entrare i tifosi di Siena, il palazzetto, la palestra della scuola, con bandiere, sciarpe e tamburi, fu veramente emozionante.